Che se prendiamo anche Marcelo, ragazzi, boom! Ma di cosa stiamo parlando? Dobbiamo ringraziare la Juventus anche solo per darci la possibilità di parlare di queste cose, di pensare, di immaginare questi giocatori con la maglia bianconera. Uno l'abbiamo già preso ed è Cristiano Ronaldo. E ogni volta che ci ripenso e lo ripeto a me stesso o lo leggo, ancora non ci credo e credo che sia un sentimento comune anche a voi. Quindi, impossibile è nulla, come dice il nostro sponsor, diceva il motto del nostro sponsor Adidas, e quindi non possiamo assolutamente più dire che è impossibile che la Juve possa prendere Marcelo. Parliamo un po' di Marcelo, però vediamo chi è, perché tutti lo conosciamo o pensiamo di conoscerlo, ma forse alcune cose non le sappiamo. Marcelo innanzitutto è brasiliano, lo abbiamo visto fare un ottimo mondiale pur in un Brasile mediocre, perché fondamentalmente il Brasile è stato abbastanza deludente in questo mondiale ed è stato sicuramente tra i migliori. Lui, Douglas Costa, forse Roberto Firmino e a tratti Neymar, che però è stato più un cascatore che altro. Marcelo è nato il 12 maggio 88, quindi ha compiuto quest'ultimo maggio 30 anni, quindi ha 30 anni, è nel pieno, è nel cuore, forse un pochino oltre, diciamo. I terzini esplodono, diciamo, intorno ai 28 anni, grosso modo, quando hanno una prestanza atletica ai massimi livelli. Ma Marcelo ce l'ha anche a 30 anni. È veramente un mostro, ragazzi. Cioè, veramente c'è poco da dire su Marcelo. Non vi faccio un'analisi tattica, non vi dico le caratteristiche, cioè, basta vederlo giocare. È veramente fortissimo. È un terzino sinistro, è mancino, ma fondamentalmente sa fare tutto. Nella nostra testa, tra le altre cose, c'è l'immagine del suo stop telecomandato contro le leggi della fisica all'Allianz Arena contro il Bayern Monaco con la maglia del Real Madrid, chiaramente nell'ultimo scontro di Champions, che era, se non sbaglio, proprio la semifinale. Ed è un giocatore che gioca a tutto campo, cioè è un terzino, ma è qualcosa di molto di più di un terzino, perché imposta l'azione, fa salire la squadra, tiene palla a terra, fa assist, fa giocare i compagni, fa fare gli inserimenti, gioca veramente tutto campo. Non è un vero terzino, nel senso che si propone in tutto il campo ed è utile in tutte le zone del campo e ti fa disegnare delle trame di gioco veramente mostruose. Da questo punto di vista, voglio già prevenire chi dovesse dire Marcelo non sa difendere. Lasciamo perdere, cioè abbandonate quest'idea, perché saper difendere serve a chi non ha doti tecniche. Quando hai la qualità che ha Marcelo, non ti serve saper difendere, perché la tua miglior difesa è l'attacco, è il possesso palla. Cioè è talmente difficile togliere il pallone a Marcelo o che Marcelo perda un pallone che la sua fase difensiva la fa così, togliendo ossigeno e tempi di gioco all'avversario. Cioè, con Marcelo in campo l'avversario gioca pochissimo, quindi non c'è neanche bisogno, così tanto bisogno di difendere. Poi è un giocatore talmente atletico che sa fare benissimo anche la fase difensiva, vince i contrasti, è difficilissimo da saltare nell'uno contro uno, ragazzi, è un mostro, cioè non c'è veramente nulla da discutere circa Marcelo. Il contratto di Marcelo però scade nel 2022, ho letto qualcuno che ha scritto 2020, ma in realtà basta andare su Transfermarkt per vedere che scade nel 2022. Ed ha però un ingaggio, e qui veniamo alle cose dolenti, alle note dolenti, da 11,7 milioni netti a stagione, quindi guadagna tantissimo Marcelo. Ora, se con Ronaldo abbiamo potuto fare l'operazione di autofinanziamento marketing, perché alla fine Ronaldo l'ingaggio se lo paga da solo con le magliette che la Juve vende, con Marcelo non so se questa cosa può funzionare, anche se stiamo parlando di un terzo. Il punto è un altro. Intanto un altro dettaglio: Marcelo ha una valutazione di mercato da 60 milioni, ma si parla della possibilità di acquistarlo anche solo per 50 milioni, cioè sostanzialmente poi la cifra che la Juventus incasserebbe dalla cessione contemporanea di Alexandro, perché di questo stiamo parlando alla fine. Se acquistiamo Marcelo è perché Alexandro esce, perché con Alexandro non si riesce a rinnovare il contratto. Ed infatti stiamo ancora navigando, brancolando nel buio circa questa questione. Non è stato ancora rinnovato il contratto di Alexandre, non si sa se vorrà rinnovarlo, e anche alla luce dell'arrivo di Cristiano Ronaldo, e quindi c'è questa incertezza. Ma il punto è un altro. Innanzitutto Marcelo ha cominciato a seguire la Juventus su Instagram, ne hanno parlato tutti, lo sapete. Quello che forse non sapete, perché l'ho cercato io, l'ho guardato io, ci ho perso un po' di tempo, è quante squadre di calcio effettivamente segue Marcelo su Instagram. E sono quattro, quindi non è che ha iniziato a seguire la Juventus tra le tante altre squadre che segue. Marcelo su Instagram segue un'infinità di atleti, calciatori e non, tantissimi personaggi pubblici, ma segue solo quattro squadre, che sono il Real Madrid, il Brasile, il Los Angeles Galaxy, non ci sono voci di mercato di Marcelo a Los Angeles Galaxy,
e da ieri la Juventus. Poi è la tempistica che incuriosisce. Marcelo inizia a seguire la Juventus appena è ufficiale che Cristiano Ronaldo è il nuovo giocatore della Juventus. I rapporti tra i due sono straordinari. Basta cercare qualsiasi foto dei due, ci sono abbracci, risate, esultanze insieme, hanno un rapporto straordinario. E quindi tutto fa pensare per effettivamente un arrivo di Marcelo alla Juventus. Anche il fatto che i più informati, come i giornalisti di Goal.com che hanno scritto un articolo su questo, hanno riportato oggi che non ci sono smentite da parte della Juventus. Quindi sembra un interessamento vero della Juventus per Marcelo. Sarebbe clamoroso, sarebbe veramente da continuare senza sosta a fare applausi a questa dirigenza, perché eravamo qui a discutere del dopo Alexandro o di rinforzare il reparto terzini, già piangendo all'idea di prendere Darmian. Chi intelligentemente piangeva all'idea di prendere Darmian, ma vi comunico che ci sono tifosi che, della Juventus, che volevano Darmian alla Juventus, li saluto e li abbraccio. E invece siamo qui a parlare di Marcelo, cioè sostituisci un terzino che doveva essere il più forte del mondo o uno dei più forti del mondo, in parte lo è stato ma non la stagione scorsa, che doveva essere uno dei tuoi giocatori chiave e nella stagione scorsa non si è rivelato tale, e lo vai a sostituire semplicemente con il più forte che c'è, cioè senza mezzi termini, senza mezze misure. Sarebbe, e il condizionale è d'obbligo, veramente clamoroso. Io a questo punto credo a qualsiasi cosa, non posso dirvi che è impossibile prendere Marcelo, vi dico soltanto di tenere presente che guadagna 11,7 milioni netti a stagione, ma a questo punto inizierei anche a credere che Marcelo a 30 anni, nel pieno della sua carriera, possa anche decidere di rinunciare a qualcosa, magari guadagnando tra virgolette solo 10 alla Juventus, pur di fare questa scelta di vita che lo evidentemente gratificherebbe su altri fronti, cioè il fatto di continuare a giocare con Cristiano Ronaldo, il fascino che a questo punto, e questo è un altro dato slegato dalla qualsiasi trattativa con Marcelo, cioè il fatto che Cristiano Ronaldo catalizza l'attenzione e il fascino calcistico nei confronti della Juventus rispetto a tutto il mondo. Quanti calciatori e atleti adesso stanno pensando la Juventus merita, la Juventus vale, vorrei giocare io nella Juventus? E magari è proprio quello che sta pensando Marcelo. La trattativa è semplicemente da seguire, stiamo freddi, calmi, tranquilli, in maniera molto piemontese, e aspettiamo risvolti, che tanto la Juve sa sorprendere sempre. Mettete like al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, così che vi informerò, vi farò informare sui risvolti di questa ed altre trattative. Attivate la campanella per ricevere quindi le notifiche sui miei prossimi video e non perderli. Lasciatemi i vostri commenti e qui sotto in descrizione vi ricordo ci sono tutti i link per seguirmi sui social. Fateci un salto. A presto e sempre forza Juve!